Non ci stanno i commercianti del mercato civico, ai quali da qualche giorno è stato fatto divieto di urlare per pubblicizzare i loro prodotti. Le urla fanno mercato, senza sarebbe un camposanto. Sembra essere questo il leitmotiv dei commercianti, che non hanno certo gradito l'ordinanza del comune, che vieta tassativamente di attirare l'attenzione degli acquirenti con grida e altri sistemi che provochino disturbo sia agli altri operatori che alla clientela. Sentiamo uno degli operatori del mercato. Gli assessori del civico mercato del comune di Sassari hanno intenzione di metterci il bavaglio alla bocca con una legge che non esiste da nessun'altra parte, né nei comuni italiani né in tutta Europa, è quello di poter vendere la nostra merce da commercianti quali che siamo. Noi chiediamo solo esclusivamente che questa proposta o questa regola che il Comune vuole attuare venga eliminata a prescindere, in quanto la prerogativa di questo mercato sono proprio l'unico modo che abbiamo di pubblicizzarci, cioè con le voci nel limite giustamente della decenza. Noi non chiediamo altro, vogliamo solamente avere questa unica opportunità e che la smettano veramente di accanirsi contro noi operatori. Perché se le loro intenzioni vanno oltre queste cose, ci parlino chiaro e ci dicano le loro vere intenzioni. Non chiediamo altro, grazie. Gianni Carbini, assessore alle attività produttive e padre politico del Galateo del Mercato Civico, stempera gli animi. È una rivisitazione di un articolo già esistente che vieta comunque da sempre i clamori e le grida per richiamare l'attenzione dei clienti. Non vogliamo, sostiene Carbini, snaturare il clima e le tradizioni del mercato civico. Si vogliono solo evitare le esagerazioni e il turpiloquio. Pasta gratis alle famiglie in difficoltà. A distribuirne nei giorni scorsi circa 200 chili in via Bottego, nel quartiere di Latte Dolce, è stata la sezione sassarese di Casa Pound Italia, per sensibilizzare la popolazione contro il caro vita e l'aumento dei prezzi dei beni essenziali. La scelta del quartiere del Latte Dolce non è casuale, considerato che è una delle zone della nostra città dove maggiormente si avverte la crisi. Abbiamo incontrato il coordinatore regionale di Casa Pound, Andrea Farris. Oggi Casa Pound si trova in piazza per regalare 200 kg di pasta alla cittadinanza per protestare contro l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. La scelta del quartiere Latte Dolce è importante perché è uno dei quartieri cittadini dove maggiormente le famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Le nostre proposte per risolvere appunto il problema del caro vita è un blocco dei prezzi dei beni di prima necessità attuato dal governo, un investimento importante sul grano nazionale, quindi ridurre le importazioni del grano proveniente dall'estero. Pensate che questo sia effettivamente utile per ridurre i prezzi o è un qualcosa solo di fine a se stesso? Ma prima di tutto è un aiuto effettivo alle famiglie in difficoltà del quartiere e soprattutto sensibilizza la popolazione sulle reali ragioni dell'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, che non sono nei costi di produzione ma sulla speculazione finanziaria, che non ha niente a che fare col prodotto reale che i cittadini consumano. Fanno delle promesse, adesso abbiamo finito, anche perché dobbiamo arrivare a fare la guerra, sì. La guerra dobbiamo fare, sì. Abbiamo i cannoni pieni, sì. Amici, oggi non raccontiamo una cosa bella come al solito. O meglio, forse no, forse stiamo raccontando una cosa bella, perché oggi stiamo raccontando di questo movimento di sardi che probabilmente ci sta aiutando a liberare la Sardegna da delle anomalie di questo sistema che, almeno secondo loro, vanno debellate. Siamo al porto di Olbia, vieni, seguimi, perché io voglio proprio vedere cosa sta succedendo. Stanno bloccando il porto, adesso capiamo chi stanno bloccando e perché. Ma
Mario D'Avea. Picchiamolo! Non hai capito ancora che non ci passi. Che cosa andiamo noi qua? Digliela al tuo figlio. Perché siamo venuti a fare la guerra. Siamo venuti a fare un blocco e dobbiamo bloccare. Blocco? E basta. Per i nostri diritti, perché stiamo... Nessuno, i politici ci guarda, nessuno. Vengono, ci dicono delle bugie e dopo che si è visto, si è visto. Vedete, qua stanno cercando di trattare, perché ovviamente i trasportatori sono fermi e si lamentano, i pastori invece rimangono fermi sulle loro posizioni. Lo vedete? Non passa nessuno, punto e basta. Allora, siamo con Priamo che ci può spiegare quale sarà la protesta di oggi. La Sardegna è l'unica regione che si affaccia al Mediterraneo che non riesce a soddisfare il proprio fabbisogno alimentare. Per cui ecco questa protesta a far sì che si possano bloccare tutte le merci alimentari, sia delle persone sia degli animali che arrivano da fuori. Perché le normative igienico-sanitarie che ci sono negli altri paesi europei sono ben differenti da quelle che sono nella regione Sardegna, differenti ancora dall'Italia, perché la Sardegna è quella là che ha recepito di più le normative igienico-sanitarie sul benessere animale. A noi ci impongono e ci vietano la libertà di poter produrre e allevare animali, e d'altrove arrivano in condizioni veramente messe male. Quindi protestiamo per la gente comune, che sappiano che quando comprano la roba, che c'è scritto prodotto sardo, no, guardino un po' se è prodotto e allevato in Sardegna, perché prodotto sardo non vuol dire che è allevato in Sardegna. Quindi stiamo protestando soprattutto per la gente comune, per i semplici cittadini che vengono, per il turismo che viene qui e non sa cosa compra. Aprono gli occhi e guardino bene cosa vanno a comprare. Per cortesia. Maialette di scarto che proprio le buttano in Olanda, le portano qui, le macellano qui e poi le vendono come maialette sarde, capito? Tu hai detto cosa può fare la politica per tutelarci, applicare le leggi che applicano a noi ci controllano tutto, ogni movimento, ogni singolo capo che noi abbiamo viene prelevato prima di essere ammassato e tutto. Invece qui arrivano dei camion di animali vivi, tra l'altro, che vengono macellati qui in Sardegna, poi vengono timbrati come sardi, sì, e poi ripartono per il resto dell'Italia, il resto dell'Europa col timbro sardo. A quel punto hanno fatto un macello, perché il nostro prodotto praticamente scende giù, perché non ha più la qualità. Insieme per un nuovo appuntamento con Telegin Radio. Prima di cominciare vi dico che oggi si festeggia Santa Lucilla di Roma, Vergine. Purtroppo non abbiamo a disposizione i dati relativi al sole e alla luna. E poi volevo fare anche gli auguri a Sergio, mio carissimo amico, che oggi compie gli anni, quindi buon compleanno, tantissimi auguri, e a farne 100 naturalmente, e noi a mangiare la tua torta. E visto che ci sono, saluto anche sua mamma, signora Speranzina, con grande grande abbraccio e un grandissimo bacione. Allora, vi leggo un comunicato stampa. L'Associazione Artisti in Porto organizza questa settimana l'esposizione straordinaria dal mercato dalla soffitta alla piazza Halloween. Il mercato avrà inizio stasera alle 15 fino alle 19.30. Oltre alle bancarelle ci sarà una festa per tutti i bambini con animazione per tutta la sera con Trucca Bimbi, artisti di palloncini creativi e caramelle in omaggio per i più piccoli.
Inoltre proseguirà il solito appuntamento con la mostra Mercato Scambio, organizzata con il patrocinio gratuito del Comune di Sassari della manifestazione dalla soffitta alla piazza. Un'iniziativa nell'ottica del riciclo e del riuso che merita di essere divulgata e sicuramente sostenuta tutti i venerdì presso l'emiciclo Garibaldi dalle 9 alle 20. L'iniziativa è rivolta a tutte le persone che per vari motivi vogliono disfarsi di vecchi oggetti. Nella giornata i partecipanti possono scambiare o cedere in compenso i propri oggetti usati. Le adesioni possono essere effettuate chiamando lo 0348 5109 806 o via mail ass.artistiimporto@virgilio.it. Questo era il comunicato di oggi, quindi io posso fermarmi qui, vi ringrazio per averci seguito e come sempre rinnovo l'appuntamento per la prossima. Ciao e grazie! Un'occasione di confronto proficua utile a gettare le basi per una collaborazione tra amministrazioni comunali del nord-ovest dell'isola e Tirrenia, che per dirla con le parole dell'amministratore delegato della Compagnia Italiana di Navigazione Ettore Morace, ha ripreso i rapporti con la Sardegna che sino a 2 anni fa erano praticamente inesistenti. L'obiettivo dell'incontro di martedì nella sala consiliare del Comune Costiero tra i sindaci del territorio era proprio quello di intraprendere un percorso nuovo per fare sistema e riconquistare i flussi turistici di una volta. Erano presenti il sindaco di Stintino, Antonio Diana, il vice sindaco di Porto Torres, Mauro Norcia, il sindaco di Sorso, Giuseppe Morgan, di Senori, Roberto Desini, Castelsardo, presente il vice sindaco, Assunta Palmas. Una dinamo scoppiettante riesce a bissare quella che è la meravigliosa gara offerta in campionato contro Pistoia, contro il Chalon. Naturalmente il punteggio la dice lunga su quanto siamo bravi in attacco, però il problema rimane la difesa. Su questo dovrà lavorare molto coach Meo Sacchetti in vista di questa doppia trasferta che vedrà impegnato la Dinamo Banco di Sardegna in campionato a Cremona, dove l'insidia è davvero grande visto che i lombardi sono praticamente ancora al palo, e poi la trasferta in Eurocup in quel caltissimo campo del Zagabria. Cosa dire? Dire che la Dinamo comunque pian pianino sta mettendo a posto i suoi tasselli e che il binomio Marquis Green e Travis Diner ha fatto scintille. Drake Diner è davvero un illegale, per come lo definiamo noi, perché veramente è in uno stato di grazia strepitosa. Abbiamo rivisto molto bene Caleb Green. Si dovrà lavorare ancora l'inserimento di un altro pezzo a 90, Linton Johnson, ma crediamo che alla fine coach Sacchetti riuscirà a tirare le fila di questa squadra che davvero ci sta facendo divertire. La chitarra
fortuna. E un momento di tempantichi di cantosi vazia siminata fare di lungo turtana con un profumo di tattareo e avani di tempi so ciambati e non si fa se ne più di litti così. Drommi città drommi Rabanella e Tullalla, fiacchi di vino, zimino e ciocca, la chitarra non può suonare. Ma mento che mi sono innamorato di Franzichina femmina assai bella, ma io battinimi più impurcanti. Mi la giudicchiarata in italiano e la giudito ascolto mio bel fiore, io ti amo forte quanto è grande il cuore. Drommi Gicita drommi Rabanella e Tullalla, fiacchi di vino, zimino e ciocca, la chitarra non può suonare. Farabami un mare in tumbarella, a pa corrente a rinfricarsi un poco, li vedi? Puniami rubini, i limizini e i ciccioni 30 rabbadetta, la surella da poi giovanotte signorini, fazziami un coro a bozzaretta. Drommi Gicita drommi Rabanella e Tullalla, fiacchi di vino, zimino e ciocca, la chitarra non può suonare. Aurora Record, scuola di musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di chitarra, basso e batteria. Durata del corso 3 mesi, età minima 7 anni. Per informazioni 079 26 11 50 o 328 97 92 676. Il primo volume della raccolta Melodie Sassaresi, prodotto dalla casa discografica Aurora Record, è disponibile al costo di 10 euro presso i nostri studi, presso lo studio Universitade di Piazza Università 9, presso le pasticcerie Vanali in Piazza Santa Maria e via Ettore Mura a Lipunti. Informazioni e prenotazioni allo 079 26 11 50. Le nostre produzioni. Presso la nostra emittente e presso lo studio Universitade, in piazza Università 9, è possibile prenotare Mini Candelieri, edizione 2013, Medi Candelieri, edizione 2013, Madonna delle Grazie, edizione 2013, Madonna di Fatima Pellegrina, edizione 2013. Allegra Goro, condotto da Alfredo Nieddu. In onda sulla nostra emittente, oggi alle 20.30. Ospite della puntata, il poeta Antonio Secchi. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 16, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30. Ristorante e pizzeria 3V di Francesco Vidili, stasera dalle 20, grande serata di Halloween.
Per prenotazioni 340 00 55033 o 348 70 34 376.